Da 5 settimane continua il calo dei contagi con effetti sempre più importanti sull'occupazione dei posti letto Covid, sia ordinari che di terapia intensiva. Continua intanto la campagna vaccinale con la novità dell'arrivo del vaccino Novavax e l'avvio delle quarte dosi, cosiddette quarte dosi, per gli estremamente vulnerabili. Di questo, ma anche dell'avvio di una campagna di screening per l'epatite C nella nostra regione, parleremo questa sera con i nostri ospiti, a partire da Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda USL, Caterina Palmonari, responsabile del modulo epidemiologia, screening e programmi di promozione della salute del Dipartimento di Salute Pubblica USL Ferrara, e poi Mario Braga, epidemiologo, coordinatore dello staff della Direzione Generale Azienda USL, e Massimo Trombini, medico tossicologo del SERD ASL Ferrara. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi. Dottor Ciotti, come sempre partiamo dal fotografare la situazione nel nostro territorio, con la consapevolezza che appunto stiamo assistendo a questo calo dei contagi costante, sempre più importante, che sta finalmente avendo degli effetti importanti anche sull'occupazione dei posti letto, quindi su quella pressione nei nostri ospedali che invece avevamo qualche mese fa. Buonasera a tutti. Sì, la curva sta diminuendo, è diminuita anche in questa settimana del 19% sul territorio della nostra provincia, con un'incidenza di casi giornalieri di circa 206. È una situazione che ovviamente riprende quello che sta accadendo in Emilia-Romagna e quello che sta accadendo anche in tutta Italia. In questo momento l'RT è circa 0,53 a livello della regione Emilia-Romagna, con una terapia, occupazione della terapia intensiva, dati di giovedì scorso per l'Emilia-Romagna dell'11% e dei ricoveri circa del 18,9. I dati della provincia di Ferrara sono ancora migliori. Davvero abbiamo assistito nelle ultime 2 settimane a una discesa importante, una diminuzione importante della pressione sui ricoveri, tant'è che attualmente noi dei 3.725 persone attualmente positive, solo 130, ovviamente solo sempre tra virgolette, sono attualmente ricoverate. E l'aspetto più positivo della situazione attuale è che abbiamo un paziente soltanto ricoverato in terapia intensiva. Ulteriore dato positivo è stata la diminuzione anche questa settimana dei decessi, che sono stati 15 rispetto alle settimane scorse, che se vi ricordate erano oltre alle 20 unità. Quindi una situazione obiettivamente che riporta anche fortunatamente gli ospedali a riconvertirsi in posti letto Covid free, e soprattutto anche a poter cominciare ulteriormente a potenziare l'attività chirurgica, che era stata in qualche modo contenuta ovviamente per necessità dall'epidemia Covid. Quindi, insomma, riaprire tutte quelle agende che erano state momentaneamente congelate per fare spazio ovviamente a posti letto destinati ai pazienti positivi. Abbiamo gli ospedali che lentamente, fortunatamente, si svuotano, o comunque iniziano a vedere un numero sempre più basso di pazienti Covid, e abbiamo anche, in questi ultimi mesi ne abbiamo parlato, quei positivi con sintomi sul territorio che riescono ad essere curati a domicilio grazie alle nuove terapie. Sì, attualmente anche è continuata la discesa anche dei pazienti trattati a domicilio da parte dell'USCA, dell'unità speciale di continuità assistenziale. Siamo a 133 persone che hanno avuto un trattamento, una visita in questa settimana, e le terapie, anche queste, nell'ultima settimana ne abbiamo avuto soltanto 4 trattamenti rispetto alla settimana scorsa, dove mediamente ne avevamo 7-8. Quindi anche su questo vuol dire davvero che anche i pazienti sintomatici in questo momento sono praticamente davvero debolmente sintomatici, e quindi ulteriore elemento positivo al quadro degli ospedali.
Certo, ci sono diverse novità a partire dal 1° marzo, cambiano un po' gli scenari. Una di queste, se rimaniamo in tema di contagi, è ad esempio una novità rispetto al tracciamento scolastico, perché cambia un po' la situazione. Chiedo alla regia di farci vedere la grafica per quanto riguarda la possibilità di effettuare i tamponi rapidi gratuitamente anche in farmacia. Ecco, farmacia non si potranno più fare, si potranno continuare a fare gratuitamente presso una serie di punti che sono i drive-thru, insomma, che abbiamo conosciuto in questi mesi, ma con l'impegnativa del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. E questa è una delle novità a partire da oggi. Ci sono poi altre novità che riguardano invece la campagna vaccinale e visto che gli scenari sono cambiati viene anche un po' riorganizzato il lavoro sul territorio, nei vari hub, nei vari centri. Sì, l'organizzazione dell'azienda è sempre modulare in base alle necessità, così come per i tamponi rispetto anche alla curva epidemica, che è anche sulla parte delle scuole, di tutte le fasce diminuite in maniera importante, si organizza, si ristruttura e diamo la possibilità di fare la parte dei tamponi. Così per la campagna vaccinale, attualmente i numeri che stiamo facendo giornalieri ovviamente sono cambiati notevolmente, dalle 3.500 vaccinazioni che facevamo un mese fa, adesso siamo passati a una media che oscilla tra le 500 e anche i 238 ad esempio di ieri. Quindi ci si riorganizza, ci si riadatta, anche perché i numeri sostanzialmente che abbiamo raggiunto sono numeri che sostanzialmente davvero abbiamo ormai vaccinato fortunatamente con la terza dose, la platea disponibile sostanzialmente a più dell'85%, e consideriamo poi sempre l'ulteriore elemento che negli ultimi 2 mesi abbiamo avuto circa più di 48.000 persone nella provincia di Ferrara che hanno avuto il Covid e quindi non possono fare la terza dose. Oltre alla riorganizzazione dei punti vaccinali per essere più efficienti possibili, abbiamo 2 importanti novità, che sono la quarta dose agli immunodepressi stabiliti, che sono la platea con cui facevamo la dose adiuvante, e questi tendenzialmente è una platea per la provincia di Ferrara circa di 3.448 persone. Di questi però appunto devono aver fatto la terza dose ed essere passati 120 giorni, sono circa 1.500 persone. Qualcosa. Si parte con questo primo target di 1.500, sì. Ai quali arriva l'SMS. Esatto, insomma. Ai quali è stato mandato da parte dell'azienda un SMS. I primi appuntamenti sono stati fissati il 3 di marzo, proprio per dare la possibilità a queste persone che tendenzialmente sono sempre seguite, io da un medico di riferimento, specialista, di avere un contatto anche col proprio medico di medicina generale e per ovviamente prendere una decisione condivisa con il proprio curante, sono stati dati gli appuntamenti. Chiaramente questi possono anche venire in accesso diretto se la data dell'appuntamento non è adeguata ai loro impegni. L'ulteriore novità della campagna vaccinale, come è stato detto da lei, è il Novavax, il nuovo vaccino che utilizza più tradizionale, utilizza tecnica adiuvante con la proteina Spike, e quindi può essere un ulteriore strumento anche per convincere gli indecisi. Questo. Allora, la fermo solo un secondo su questo, perché ieri mattina siamo andati in fiera a seguire proprio i primi momenti, insomma, di avvio delle somministrazioni del vaccino Novavax. Lo vediamo, poi dopo continuiamo a parlarne. È un vaccino che arriva già in formula pronta per essere somministrato, non deve essere quindi diluito, contiene già 10 dosi somministrabili nella quota di 0,5 ml, quindi è un flacone che, insomma, direttamente può essere utilizzato e somministrato sulla persona. È un vaccino a proteina Spike, quindi si differenzia da Moderna e da Pfizer, che invece sono mRNA,
Diciamo che insomma è un vaccino molto simile a quello che abbiamo già visto in passato rispetto ai precedenti AstraZeneca e Johnson. La conservazione varia un pochino, il vaccino una volta che arriva a temperatura ambiente sul tavolo di somministrazione, una volta perforato, ha una validità di sole 6 ore. Quindi anche l'organizzazione del lavoro deve prevedere che venga utilizzato in questo lasso temporale. E rispetto agli altri vaccini che stiamo utilizzando, quindi una fascia oraria un pochino più ridotta. Deve essere consumato entro appunto 6 ore dalla prima perforazione. Insomma, questo vaccino diverso anche per come viene conservato e come deve essere tenuto, poi il vaccino che insomma doveva in qualche modo convincere quella platea di indecisi che ancora non aveva effettuato, comunque una parte di quella platea di indecisi, almeno si sperava. Come sono andati questi primi giorni di prenotazione? Lo ricordiamo, le somministrazioni con il Novavax per il momento sono solo su prenotazione tramite i canali classici CUP web, fascicolo sanitario elettronico, CUP in farmacia. Al momento non è possibile l'accesso diretto, se non sbaglio. Corretto, poi di solito cerchiamo ovviamente, poi se ci fosse qualcuno, di non mandare mai indietro nessuno che voglia vaccinarsi. Sono sostanzialmente per ora le vaccinazioni, le prenotazioni, non un numero esagerato, parliamo circa di 57 prenotazioni, ieri ne sono state somministrate 10, vediamo come continuerà. Certo, anche perché comunque ormai la platea di persone da vaccinare non è più così ampia e ci avete raccontato e spiegato più di una volta che comunque ci sarà sempre un numero fisiologico di persone che, a prescindere dal vaccino che c'è in circolazione, che è a disposizione, decideranno di non vaccinarsi. È chiaro che con delle percentuali alte ci spaventa un po' meno quel piccolo numero che rimane ancora non vaccinato. Ecco, prima dicevamo di come lentamente si riesca a rimodulare di nuovo l'attività anche ordinaria, se pensiamo ai ricoveri, se pensiamo alle attività ambulatoriali e chirurgiche. C'è una parte di attività, come tante altre, che non si è mai fermata fortunatamente, quella dedicata agli screening. In particolare negli ultimi tempi ne è stata avviata una nuova campagna di screening dedicata all'epatite C. Allora, la introduciamo con questo video e poi continuiamo a parlarne con i nostri ospiti. Anche tu ci devi pensare. Se il tuo anno di nascita è tra il 1969 e il 1989, fai il test per l'epatite C. L'epatite C è una malattia del fegato che può restare asintomatica per anni. Partecipare allo screening può evitare complicazioni gravi per te e per gli altri. Non costa niente. Il test è completamente gratuito. In più è facile. Il test è un semplice esame del sangue che si può prenotare senza ricetta medica ed eseguire insieme ad altri esami. Puoi prenotare tramite CUP, CUP web, fascicolo sanitario elettronico e l'app ER Salute. Per maggiori informazioni chiedi al tuo medico e vai su screeninghepatiteC.it. Un nuovo screening dunque che parte. Dottoressa Caterina Palmonari, responsabile del centro screening dell'azienda USL di Ferrara. Cerchiamo un po' di spiegare questa campagna, quali obiettivi ha e a chi è rivolta. Lo abbiamo già un po' iniziato a capire con questo video che dava gli elementi principali. Buongiorno, sì, parte questo nuovo screening e parte in virtù del fatto che il virus dell'epatite C è un'infezione del fegato che può causare una patologia che alcune volte è diciamo così acuta e sintomatica e quindi viene come dire rilevata, ma molte altre volte è una patologia che resta del tutto asintomatica e che viene definita una patologia cronica, un'epatite C cronica. E nasce in virtù del fatto che oggi come oggi abbiamo a disposizione una cura, quindi vi è
un trattamento antivirale che oggi tra l'altro è definito uno dei più importanti e più prestanti che abbiamo a disposizione e quindi è chiaro che si può prevenire. Proprio per queste cose, quindi c'è un'infezione che resta sintomatica e c'è la possibilità di una cura, il Ministero della Salute ha promosso su tutto il territorio nazionale uno screening gratuito rivolto alle persone nate in quella fascia di età che avevamo detto prima nel video, quindi tra il 1969 e il 1989. Questa campagna quindi si svolgerà su tutto il territorio nazionale, ma noi ci occupiamo di Ferrara, quindi sarà la campagna di Ferrara ed è volta di individuare e curare tutte le persone che non sono a conoscenza della propria positività. Lo screening avviene su adesione volontaria in seguito a un invito attivo. E come era ben descritto nella campagna della regione, l'esecuzione dello screening avviene tramite il prelievo di sangue ed avviene gratuitamente. Su questo campione di sangue, in primo momento, verranno ricercati gli anticorpi specifici contro il virus dell'epatite C e successivamente, in caso di positività al primo test, sullo stesso campione di sangue verrà cercata invece la presenza del materiale genetico del virus stesso. Lo screening è rivolto a tutta la popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti, e ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le dipendenze, quindi dal SERD, e dai soggetti detenuti in carcere. L'attività di sperimentazione di questo screening dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre del 2022. Certo, grazie dottoressa Palmonari. Ecco, per capire un pochettino meglio di che cosa stiamo parlando e del perché è importante avviare una campagna come questa, il Ministero della Salute ha deciso di avviarla, chiederei al dottor Mario Braga, epidemiologo, di aiutarci un pochino a fotografare questa patologia. Ecco, io parto da un dato. In Italia si stima che lo 0,5% della popolazione abbia una forma cronica di epatite C. Allora, che cos'è questa patologia? Come si contrae e anche che presenza ha sul territorio nazionale, anche sul nostro territorio? Intanto buongiorno a tutti. Sì, alcuni aspetti importanti che caratterizzano questa malattia. È una malattia che si trasmette attraverso il sangue, quindi è una malattia che può essere trasmessa attraverso, ad esempio, le iniezioni, attraverso la condivisione di spazzolino da denti, di possibilità attraverso, per esempio, le trasfusioni, attraverso contatti sessuali, eccetera. Sono tutte possibilità che consentono al virus di entrare in contatto da soggetti che appunto sono contagiosi a soggetti che sono potenzialmente liberi da malattia in quel momento e che contraggono la malattia appunto attraverso il contatto con il sangue. È una malattia subdola perché è una malattia che si presenta inizialmente con una sintomatologia molto spesso lieve, a volte addirittura sintomatica o comunque aspecifica. Può essere stanchezza, un po' di pesantezza nella fase digestiva, a volte ci sono dei dolori, piccoli dolori in sede epatica, ma fondamentalmente è una malattia che tende a rimanere silente per lunghi periodi, ma è una malattia che non si deve trascurare perché può portare molto frequentemente, anche se nel lungo, medio-lungo periodo, a un'epatite cronica, alla cirrosi ed è la principale causa di trapianti nel nostro paese. Abbiamo avuto un'evoluzione fortunatamente in diminuzione di questa patologia, nel senso che con l'introduzione di test, di screening nelle sacche di sangue, nel materiale ematico,
per individuare precocemente il virus, si è arrivati sostanzialmente ad una totale sicurezza nella fase delle trasfusioni di sangue, è rimasta invece come un possibile agente infettivo nel caso di contatti sessuali, come dicevo precedentemente, oppure attraverso lo scambio di siringhe fra tossicodipendenti, eccetera, eccetera. Questa malattia ha attualmente un'incidenza relativamente bassa dal sistema di sorveglianza nazionale. Nel 2020 sono stati due casi, nuovi casi individuati nella regione Emilia-Romagna, ma appunto proprio per queste caratteristiche di essere una malattia che rimane occulta per lunghi periodi, invece la prevalenza, cioè il numero di casi che ci sono e che sono positivi al virus e che hanno la malattia a livello italiano è di circa 200-300 mila persone. Nel caso della provincia di Ferrara possiamo pensare, stimare che con una prevalenza dell'1% ci siano circa 2.500-3.500 persone che non lo sanno ma hanno la malattia, che diventa poi evidente solamente quando appunto ci sono dei danni cronici al fegato e quindi si comincia a manifestare una sintomatologia indicativa della malattia stessa. Lei prima parlava di coloro che sono asintomatici e quindi magari sono portatori sani del virus. È fondamentale in questo caso individuarli precocemente anche perché, prima ne avete accennato, le cure ci sono e sono anche molto efficaci. Sì, ecco, la cosa appunto che è fondamentale in questo caso è che fortunatamente sono stati sviluppati alcuni anni fa alcuni antivirali diretti contro il virus molto efficaci, si parla di un'efficacia del 90% degli antivirali contro il virus e quindi l'OMS si è posta come obiettivo di arrivare per il 2030 alla eradicazione della malattia. Cioè noi riusciamo in questo caso non tanto semplicemente a curare i soggetti temporaneamente per ridurre le fasi acute, ma possiamo effettivamente eliminare il virus dal corpo, dal nostro corpo e quindi guarire completamente dalla malattia, con l'obiettivo appunto di far sì che nel giro di 10 anni noi riusciamo effettivamente a eliminare completamente questa malattia, dalla nostra vita. Certo, lo screening che sta partendo in questo periodo è uno screening rivolto, lo diceva prima anche la dottoressa Palmonari, alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Sul territorio però da tempo realtà come il SERT svolgono attività di screening proprio per l'epatite C, ma non solo, per tutti coloro che si rivolgono a questo servizio. Dottor Massimo Trombini, medico tossicologo del SERT Ferrara, ci può spiegare un po' qual è il vostro ruolo nella gestione del contenimento dell'HCV e a chi solitamente proponete lo screening, diciamo, anche prima di questa campagna che coinvolge tutta quella popolazione target di cui abbiamo parlato poco fa? Esatto, il ruolo del SERD, buonasera, il ruolo del SERD è da sempre impegnato naturalmente nella lotta all'HCV e questo ovviamente in accordo anche con le malattie infettive con cui ovviamente ci troviamo spesso a collaborare per la gestione dei casi di cui è l'oggetto. Però diciamo che l'HCV viene, come dire, adeguata anamnesi, quindi una storia clinica viene raccolta al momento appunto dell'arrivo alla nostra attenzione dei pazienti. Quindi diciamo che la raccolta anamnestica, la storia clinica del paziente è fondamentale per poi naturalmente gestire al meglio situazioni come queste. Attivamente noi stiamo proponendo in linea appunto con la campagna regionale appunto uno screening che viene proposto a tutti i pazienti che giungono alla nostra attenzione. Quindi,
tutti, per tutti i motivi per i quali giungono, appunto indipendentemente dal motivo e dalla problematica che vanno, come dire, che andremo a trattare, viene proposto appunto uno screening che si basa essenzialmente nel prelievo di una piccola gocciolina di sangue. E attraverso il reagente abbiamo la risposta positivo o negativo al test stesso, e da qui appunto l'invio alle malattie infettive con cui abbiamo steso un protocollo che appunto è nato ancora prima di questa campagna di screening regionale. E naturalmente l'attività del SERD però non si ferma qua, perché è un'attività che deve mettere, come dire, a disposizione tutti gli strumenti, compresi quelli informativi. Diceva giustamente il dottor Braga, che mi ha preceduto, appunto, che l'uso iniettivo, quindi la raccolta anamnestica per uso iniettivo di sostanze stupefacenti, è sicuramente una delle cause che porta ovviamente alla trasmissione dell'HCV. Ma quello che il SET fa è, soprattutto nei confronti dei più giovani, una campagna di prossimità, mettendo, come dire, in gioco anche educatori, psicologi formati, e che scendono in strada e fanno proprio un lavoro di prossimità, cioè informano i più giovani particolarmente di quelli che sono i rischi connessi, ovviamente, con naturalmente comportamenti a rischio che sono legati alle sostanze, ma che sono legati anche inevitabilmente e conseguentemente anche ad attività, ovviamente, attività sessuale, e naturalmente che è sempre, se non protetta, fonte di contagio. Questo naturalmente è un'altra attività appunto che il SERD svolge, e che svolge naturalmente andando incontro ovviamente alla popolazione. Quindi non siamo impegnati solo al nostro servizio, ma anche naturalmente in strada. Quindi gli operatori in questo caso si chiamano appunto street, perché scendono in strada a promuovere questa attività di screening e a dare informazioni concrete e precise su appunto anche questa problematica. Certo, prima si parlava appunto di coloro che potrebbero essere un po' più esposti, più a rischio, però in realtà, dottoressa Palmonare, la campagna dice ci riguarda proprio perché appunto le modalità di contagio inconsapevole possono essere diverse. Leggendo prima un po' di informazioni sulla campagna, ad esempio, mi è balzato agli occhi il contagio per i tatuaggi oppure per il piercing, insomma, quindi è un po' più ampio rispetto a quello che può essere il nostro immaginario rispetto all'epatite C. Entriamo un po' di più nel dettaglio della campagna. Verrà spedito, e ha iniziato già ad essere spedito, questo SMS appunto alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Mi arriva l'SMS, cosa devo fare? Allora, arriva l'SMS oppure arriva l'invito sul fascicolo sanitario elettronico se è attivo, e a questo punto le persone possono cliccare sul link all'interno dell'SMS o riportato nella lettera di invito del portale e autoprenotarsi l'esame. E quindi scegliere tra uno dei 100 prelievi che è già dotato di tutta la tecnologia che ci serve per fare questo screening, e prenotarsi il prelievo. Quindi possono andare i nostri cittadini presso l'ospedale di Cento, presso la Casa della Salute di Bondeno, presso la Casa della Salute, la Cittadella della Salute di San Rocco qui a Ferrara, presso la Casa della Salute di Copparo, l'ospedale del Delta, l'ospedale di Argenta, la Casa della Salute di Comacchio, la Casa della Salute di Porto Maggiore, con questo SMS, dopo essersi prenotati appunto l'esame. Sarà inoltre possibile aderire allo screening anche in occasione di altri esami ematici, semplicemente nella giornata stessa in cui si va a fare l'esame. L'infermiera preposta al prelievo chiederà se il paziente vuole effettuare una provetta in più o
per andare a ricercare il virus dell'epatite C e quindi senza dover necessariamente effettuare un prelievo dedicato allo screening. In questo caso i pazienti che sono prenotati per effettuare gli esami ematici riceveranno, se in quella fascia di età, quindi nati tra 1969 e 1989, un SMS dove viene detto loro proprio questo: arriva l'informativa, domani mentre fai il prelievo per i tuoi esami, se vuoi puoi aderire anche allo screening, semplicemente dicendo appunto sì o no all'infermiera. Anche in questo caso chiaramente l'SMS riporterà un link dove le persone possono andare a leggere tutta l'informativa sullo screening di cui stiamo parlando. Poi c'è invece la parte che riguarda il referto, e anche qui chiaramente le vie sono due: se il referto è negativo e il nostro paziente ha il fascicolo sanitario elettronico attivo, riceverà lì l'esito e quindi lì gli verrà detto che il percorso di screening da lui iniziato è terminato con quella negatività accertata. Oppure, se invece non ha il fascicolo sanitario elettronico attivo, andrà a ritirare i suoi esami presso i punti disponibili per il ritiro degli esami ematici, esattamente come farebbe con qualsiasi altro tipo di prelievo. In caso di positività, invece, verranno contattati direttamente dal centro specialistico di riferimento per la presa in carico e per concordare l'inizio della terapia antivirale. Diceva benissimo prima, quando rimarcava il fatto che C è utile. C è utile perché è vero che ci sono nel nostro immaginario delle modalità di contagio prefissate come lo scambio della siringa, ma è vero anche che ci sono delle attività che possono essere eseguite anche nella nostra routine, banalmente come lo scambio di un tagliaunghie, che magari non è stato pulito perfettamente, può avere un po' di sangue, come anche nascere, ad esempio, da una madre che ha l'epatite C, per portare il bambino ad avere l'epatite C, come farsi un tatuaggio presso un centro dove la sterilizzazione dello strumento non è stata fatta perfettamente, che possono averci contagiato. Ecco, grazie allo screening sarà possibile identificare e fornire la giusta terapia a tutti i positivi. E quindi cosa andremo a fare con lo screening? Andremo da un lato a scongiurare l'evoluzione della malattia, che può essere una malattia bruttissima, e dall'altro lato a impedire il contagio di altre persone. Quindi ci riguarda assolutamente tanto. Certo, un ultimo passaggio con il dottor Braga. Ecco, è stato individuato questo target di popolazione nata tra il 1969 e il 1989. Ecco, c'è un motivo, si può spiegare in qualche modo il perché questo tipo di popolazione può essere quella più indicata, anche se, come spiegava prima il dottor Trombini, in realtà l'attività di informazione, di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio si fa spesso anche nei confronti dei ragazzi, dei giovani. Però perché quel target lì è importante da partire quantomeno da quello, poi magari verrà ampliata anche al resto della popolazione. Diciamo che il tema è anche quello delle fasce a rischio, nel senso che, come dicevo precedentemente, con la sostanziale eliminazione dei rischi da trasfusione, quindi dei rischi che possono capitare in un contesto ospedaliero che riguarda molto spesso persone di età più avanzata, i comportamenti a rischio o le occasioni, come posso dire, di contagio risultano molto superiori nelle fasce di età più giovani in questo momento. Quindi l'idea è che questo abbia due effetti benefici: la possibilità di fare riferimento a soggetti che potenzialmente hanno maggior rischio di contrarre la malattia, e dall'altro ovviamente entrare con una terapia che, ripeto, è assolutamente efficace nei confronti di questi soggetti, vuol dire evitare che ci siano dei danni che possono diventare permanenti nel caso invece dei soggetti adulti, ovvero nel momento in cui la malattia ha avuto tempo di agire, di intervenire e quindi
di portare dei danni strutturali al fegato. Quindi ci sono entrambi questi aspetti, popolazione che ha un rischio maggiore e i benefici che derivano dal fatto di intervenire precocemente su una malattia che altrimenti rimanendo silente rischia di provocare dei danni importanti. Certo, dottor Ciotti, il capitolo degli screening, della prevenzione è un capitolo fondamentale. Per tanto tempo, in questi 2 anni, abbiamo parlato di sanità come emergenza perché c'era la necessità di rispondere agli input che arrivavano proprio dalla pandemia e quindi dall'emergenza che stavamo vivendo, però la necessità era anche quella di non perdere nemmeno un passo sul fronte della prevenzione e sul fronte degli screening, e uno sforzo importante su questo è stato sempre fatto. Sì, due parole a completamento di quello che hanno detto i colleghi in maniera così chiara e precisa. Su questo screening dell'epatite C c'è un finanziamento importante da parte della regione Emilia-Romagna, per l'azienda ASD Ferrara sono più di 400.000 euro e per la regione intera più di circa 6 milioni di euro. Fare finanziamenti sulla parte della prevenzione è fondamentale perché poi appunto, come è stato ben detto, riusciamo addirittura ad avere la possibilità di eradicare una malattia e quindi avere poi un effetto di salute. Un grosso applauso a tutti gli operatori che lavorano all'interno degli screening e anche agli operatori del SERD perché fanno appunto una medicina che è di iniziativa, come la chiamo io, di andare verso, non ci si limita semplicemente, come è stato detto, a fare delle cose, ma andare a cercare le persone, e così come i grossi risultati ottenuti da tutti gli operatori che lavorano all'interno dello screening, per quello che riguarda lo screening della cervice, della mammella o del colon retto, sono stati determinati da questa politica di andare verso e di cercare anche chi non viene, okay? Quindi una grossa attenzione a chi non aderisce inizialmente allo screening e ulteriore passo importante è stato anche quello di fare delle campagne mirate a determinate comunità di popolazione, perché così davvero noi possiamo andare ad incidere. E ulteriore elemento è quello della prossimità e vicinanza, che è quello che è stato anche uno dei nostri paradigmi anche per l'epatite C sui punti prelievo, così è per tutti i nostri screening, sia della mammella che della cervice, proprio perché essere prossimi verso il cittadino fa sì, così come per la campagna vaccinale, che le persone aderiscono meglio. In questi 2 anni, nonostante la pandemia, non ci si è fermati, anche nel 2020, quando proprio ci siamo stati necessariamente fermati, poi siamo riusciti entro l'anno a recuperare. Quindi davvero un plauso a tutti i nostri operatori anche che lavorano in questo campo. Parlare di prevenzione naturalmente richiede una sorta di cambiamento culturale anche per quanto riguarda la popolazione, perché siamo sempre stati abituati a rivolgerci al medico se avevamo qualcosa. Essere cercati, come diceva lei prima, è un qualcosa a cui ci dobbiamo abituare. Piano piano lo stiamo facendo, a tanti screening ormai la popolazione si è abituata, si abituerà anche a questo e a quelli che verranno in futuro e come metteva lei in evidenza, è necessario però che ci siano tanti fattori, cioè il cambiamento culturale da parte della popolazione, i finanziamenti, quindi insomma una direzione della sanità che porta a questo e poi le strutture sul territorio, perché ci aspettiamo comunque di avere servizi di prossimità sempre di più e forse questa pandemia ha accentuato ulteriormente l'importanza della sanità di prossimità. Sì, anche il nuovo PNRR, appunto, che è stato ben definito anche nei contenuti, oltre che anche dal punto di vista economico, proprio in quest'ultima settimana, anche per l'azienda di Ferrara, va proprio in questa direzione. Non soltanto strutture, quindi case della comunità, e ospedali di comunità e centrali operative e territoriali, ma anche tutto l'aspetto della digitalizzazione. Il nostro cittadino deve essere
cittadino paziente messo in rete anche da un punto di vista informatico con il sistema sanitario. E questo già sta accadendo con la telecardiologia, con la parte dell'oculistica e ancora di più lo dovrà essere fatto in futuro perché finalmente non parliamo più di un paziente al centro, ma parliamo di un paziente che è davvero coinvolto, come si dice in inglese, engagement con il mondo della salute, è davvero il nostro vicino all'interno della macchina che guidiamo verso la salute. Certo, l'ultimo passaggio è anche quello della comunicazione, quella di cui abbiamo parlato in questo frangente, è una sanità che si vede meno, perché vediamo un po' di più tutta quella parte, giustamente è stato così poi in questi 2 anni che è stata legata alla pandemia, però è fondamentale ricominciare a parlare sempre di più anche di tutta questa sanità che fa questo lavoro un po' più sotto traccia, però altrettanto importante. Sì, la sanità di la prevenzione, l'aspetto delle patologie croniche è sicuramente meno evidente in termini di risultato che la parte, se trasliamo rispetto all'attivazione magari della nuova convenzione con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, anch'essa motivo di orgoglio partita adesso, ma prevenire vuol dire curare e davvero salvare anche delle vite e quindi merita giustamente il giusto riconoscimento. Bene, allora grazie al dottor Ciotti, grazie a tutti i nostri ospiti per averci aiutato ad approfondire anche questo capitolo. Noi continueremo a tenervi aggiornati. L'appuntamento con Salute Focus Ferrara torna martedì prossimo. Buon proseguimento di serata.